Tele due ruote. Mio zio Franco è stata la figura, è stato il capitano Achab della mia famiglia. Ha navigato, capitano superiore di lungo corso. Questo è il suo libretto di navigazione. Ha resistito al siluramento della sua nave durante la guerra, lo teneva in tasca. E benché incerottato, è giunto fino a me. Eccolo, ragazzo, nel 1941. In questa foto, colorata all'anilina e inviata alla sua compagna, a sua moglie, Gioconda, mia zia, lo si vede a Cuba nel 1951, quando ancora quell'isola era pertinenza di Fulgenzio Batista. Ed eccoli insieme nel tempo dell'inizio del loro amore, Franco e Gioconda, d'estate, la casa ancora in costruzione, nel piano edificabile a Palermo, in via Cesare Abba 3, dove ho trascorso la mia infanzia. Franco si è dilettato nella pittura e anche nella scrittura. Questo taccuino, 1974, custodisce le sue impressioni di viaggio. L'assurdità di ritrovarsi all'equatore, martoriati dal pesante rollio, bisogna pendolare, ora su una gamba, ora sull'altra, per stare in piedi. Stanchezza, abbattimento. Mandare a quel paese tutti e tutto, fermarsi e rimanere in un'isola nello sconfinato Pacifico meridionale, mescolarsi fra i selvaggi, vivere di niente. Vivere di pioggia, di pesci, di frutta esotica, vivere per l'amore, morire per l'amore, utopie, passioni incontrollabili, caldo, passaggio del tropico del Capricorno, lontano dalla meta, dall'arrivo ancora. 1º febbraio 1974. Qui, eccoli insieme, nella loro casa di via dei Nebrodi 28. Doveva essere, suppongo, il 1975 all'incirca, quando la nave di zio Franco, credo fosse, si chiamasse Fides, entrò in avaria. Ne nacque una discussione con l'armatore. E allora Franco e Gioconda immaginarono che il primo smettesse la divisa di capitano Achab. E Gioconda immaginò di aprire una cartolibro filatelia, qualcosa che mettesse insieme questo block notes. Questo cofanetto e la filatelia. Per mia zia, per Gioconda,
Ho messo al mondo il mio capolavoro di scrittore, una frase da incidere sulla tomba. Eri per noi l'estate. Adesso sono lontani, nel caos, morti. Ma se io per un attimo provo a immaginare la loro carto libro filatelia, finalmente messa al mondo, ecco. Mi ero dimenticato di recuperare un francobollo da mostrare. Lo faccio adesso. Anche il fatto di attendervi, che foste lì ad attendere che tornassi, in realtà era previsto. Forse tra gli articoli in vendita in quella cartolibro filatelia avremmo trovato anche questo francobollo. Il piccolo Davide dell'Ucraina che sconfigge Golia, il karateka Putin. Metafisica dell'indimenticabile. Carto, libro filatelia. Fulvio Abate, Teledurotto.